Ciao e bentornati nel sfavillante canale Anaïs Superstar, preferiti del mese di settembre. E intanto mi è venuta l'idea del secolo, tipo di abbassare la tapparella per vedere se il video mi viene meglio. Aspetta. Ah no, niente, non la posso abbassare. Va bene, perché è un po' rotta. Mese di settembre che è stato segnato inesorabilmente dalla presenza massiccia degli operai. Cantieri ovunque, veramente. Cioè, a un certo punto ho detto sono io che li attiro, perché non è possibile che ci siano cantieri ovunque. Comunque, pure in aeroporto c'era un cantiere. Ovunque. A proposito di cantieri e di operai, piccolissimo upgrade della volta precedente, quindi dei preferiti del mese scorso. Il mese scorso ho detto di aver passato un po' di tempo a giocare a un giochino. Il giochino si chiama Mackington. E niente, è una di quelle cose che tu scarichi, non lo sai neanche tu, e poi ci passi la nottata a giocare. Il mese scorso io dissi che secondo me alla tizia ci piaceva un po' con Jack. Jack è tutto fare, perché lei praticamente ogni 2x3 chiama Jack. Jack, ti prego, me l'avviti la lampadina, anche secondo me sta lampadina un po' svitata. E qualcuno tra i commenti mi ha detto: Lisa, io sono al livello 4890, non ti spoilerò niente, ma guarda che prosegue la telenovela tra Jack e la bambolina. Allego screenshot di una conversazione tra Jack e la bambolina. Jack, quando ti vedo qui seduto accanto al fuoco sento un certo calore. Mamma mia, io l'ho detto: fuoco grande, aspetta che finalmente si fanno fidanzati. E Jack dice: Tiffany, sento che entrambi proviamo lo stesso sentimento, ma non riusciamo mai a parlarne. Niente, Jack finalmente si sta un pochettino. Giusto, ci ha aspettato che Tiffany... Ma va bene, dai. E Jack continua: il mio cuore è pieno di passione e ho notato che anche il tuo lo è. Quindi io finalmente dico... Finalmente si quagliamo. E Tiffany: oh Jack, non so che dire, dammi un colpo di lingua. E Jack: lo dirò io per tutti e due, entrambi amiamo questa villa. Credo che sia questa la famosa friendzone. In questo caso è operaio zone. Tiffany, ti capisco, perché io sono circondata da operai. Diciamo che a Jack ci piace, perché lei, a forza di chiamarlo continuamente, praticamente gli sta facendo fare la villa a Jack, per quanto sta spendendo con Jack. Cominciamo con i reali preferiti. Preferito random del mese di settembre, senza ombra di dubbio, il tapis roulant, che è una delle cose che più non sopporto nel mondo, ma lo faccio, e lo faccio pure con un certo trasporto, perché obiettivamente il tapis roulant mi dà grandi soddisfazioni. Mi è stato suggerito in realtà da ben due personal trainer che mi hanno detto: devi fare il tapis roulant. E io: ok, faccio il tapis roulant, adesso faccio anche alta intensità. Yeah! Guarda, il tapis roulant mi dà grandi soddisfazioni. A me non piace correre, non piace correre all'aria aperta, non piace correre in generale, quindi il tapis roulant non è che sia proprio la mia più grande passione, però lo metto tra i preferiti del mese perché mi sta dando veramente grandi risultati. Sono contenta di fare il tapis roulant. Evviva il tapis roulant! Evviva! Sì! Make-up preferito del mese di settembre sono due cose: uno è make-up, realmente make-up, l'altro non è make-up, me l'ho comprato in un negozio di make-up. Quante volte ho detto make-up? Faccio una serie a vuoto? Make-up, 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 make-up. Detto questo, il make-up preferito del mese di settembre è matita MAC Soar Lip Pencil, che è una matita per labbra, è ovviamente un nude, non è niente di trascendentale, niente particolare, però mi piace in abbinata a questo prodotto che è il Lanolips. Questi due vanno insieme nella mia make-up routine da un bel po' di tempo, diciamo da quest'estate, però quando ho cominciato a perdere un po' di abbronzatura. Allora lì, quando ho cominciato a perdere l'abbronzatura, non che io fossi stata così tanto abbronzata quest'anno, quando ho cominciato a perdere quel minimo che c'era, ho cominciato ad associarli, tanto che sono in borsa insieme. Mi piacciono tanto, è quello che ho indosso in quest'istante, che poi in realtà è quello che mi hai visto indosso praticamente negli ultimi 280 video, nelle storie un po' sempre. Questo prodotto in particolare, l'Anolip, la matita MAC, che è anche perfetta per grattarti dietro il collo, che bello. L'Anolip in particolare è un prodotto di cui ho parlato diverse volte anche nelle storie, perché è un prodotto che ho preso da Sephora, è praticamente un unguento per labbra, pure altri usi, però sinceramente lo utilizzo solo per le labbra, mi piace da morire. Le mie labbra sono rinate, guarda, rido perché ci sarebbe anche il preferito del mese di settembre. Oh, che cos'è? Sole!
Ora bello, sembro un po' di meno sole. Un po' di meno, Shandy. Shandy, che sembra Barbara D'Urso. No, va meglio. Ciò conte, no. Così va meglio. Aspettiamo, dai. Preferito del mese di settembre di Lois, che è il tappeto di questa stanza. Dove mi sono messa oggi perché la luce sembrava discreta. Invece, oggi il sole fa. E utilizzando io luce naturale. Quando dico io mi compro una bella ring light, giro con luce artificiale. Vabbè, comunque, il preferito del mese di settembre di Lois è il tappeto che è stato messo in questa stanza. Lois desiderava tanto un tappeto, ha ottenuto un tappeto. Adesso non è detto, dipende come ci comportiamo da qui a dicembre. Forse a dicembre riesco a mettere la quota da parte e prendo un bel tappeto gigantesco da mettere nell'ingresso. Lois praticamente si sveglia col pensiero che deve venire a fare le capriole. Beh, lei solitamente è sempre appiccicata a me, tipo ora in questo istante. Quando non è appiccicata a me, ho una sola certezza: Lois in questo momento si sta rotolando sul tappeto. Si mette su una punta del tappeto e fa turu 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 turu, si alza, torna indietro e si rotola, si diverte da morire. Priscilla ha portato qui tutti i suoi giocattoli, tutti sul tappeto, poi li ha ripresi e li ha riportati in camera da letto. Se io le tocco i giocattoli c'è una tragedia, quindi non toccare i giocattoli di Priscilla, per favore, non si tocca. TV show, sole, prendi una decisione, grazie. TV show preferito del mese di settembre, ne ho visti diversi, te lo dico uno su tutti, ma mi sa che prima o poi io mi sparo un bel videozzo su Netflix. Ma niente, uno che mi è piaciuto, breve, indolore, e soprattutto c'è una canzoncina che ti entra nella testa e non se ne va mai più. È una serie che alla quale bisogna dare un po' di tempo, nel senso che le prime due puntate... Ah, a un certo punto della terza puntata qualcosa ha attirato la mia attenzione, dopodiché mi ha ipnotizzata e l'ho guardata così, tipo oh! No, bella, bella serie, si intitola Russian Doll e la trovi su Netflix. Una bella serie, praticamente lei muore continuamente. Muore. E si riprende subito, sempre allo stesso punto, tra l'altro. E muore. Il personaggio di lei mi piace, ma non mi piace, nel senso che da una parte è molto reale, nel senso che non è donna con tantissimi fronzoli, come possiamo essere tantissime di noi. È una molto realistica. Allo stesso tempo, però, è un qualche piccolissimo problema di dipendenza da stupefacenti e da alcolici. Però ecco, è quello non tantissime di noi. Cioè, io personalmente non ho questo tipo di dipendenza. Ecco, il suo personaggio lo capisco, ma non lo capisco al 100%, non mi fa impazzire al 100% come personaggio, ma la serie è stupenda, è finalmente una serie con un finale meraviglioso. Spoiler il finale, sto per fare uno spoiler, quindi se vuoi vedere Russian Doll, sappi che sto per spoilerare, vai avanti, porti il cursore un po' avanti, fino a che non arrivi a questo minuto. Ti sto dando ancora 3 secondi per saltare al minuto, perché io sto per dare uno spoilerone finale, io l'ho detto. Poi alla fine i due meravigliosamente non si mettono insieme, finalmente, gente che non si, perché nelle serie c'è l'amorazzo, c'è sempre, a me queste serie con l'amorazzo mi danno un fastidio, come se un uomo e una donna hanno un io stavo rompendo sto coso pregiatissimo di Leroy Merlin, se un uomo e una donna hanno a fare lavorativamente, affettivamente e a livello amichevole, devono per forza fare qualcosa insieme, si devono mettere per forza insieme, cioè sì, loro la cosa la fanno insieme perché sono due cioè lei è fuori di testa, lei è totalmente fuori controllo, ma lascia stare questo. Finalmente una serie che si conclude con due persone amiche. Sole, dai, devo fare video, dai, poi appena finisco fai quello che vuoi, se vuoi puoi piovere. L'ho adorata sta cosa, due persone, uomo e donna, amici, cioè loro finiscono da amici, e te l'ho trovata bellissima questa cosa, amici, esiste, sì sì esiste, non per forza l'uomo è cacciatore e la donna è preda, l'uomo è un po' manigoldo e la donna un poco zoccola, no, amici, l'ho trovata meravigliosa, quindi solo per questo vanno i preferiti di settembre, perché alla fine, amici, ho adorato questa cosa. Cosmetico preferito del mese di settembre. Io solitamente nei video preferiti evito volutamente di mettere dei prodotti, soprattutto di make up o di estetica, che mi vengono omaggiati. Preferisco mettere qualcosa che ho acquistato io, che ho fatto io, che deriva direttamente da me. Sole, non sei tra i miei preferiti. Io tra i miei preferiti metto cose che realmente mi piacciono. Quindi questo è il motivo, e anche altri motivi per cui io evito di mettere dei prodotti omaggiati in un video come questo. Quindi quando lo metto, sappi
che è molto più che ponderata la scelta, perché me ne prendo tutte le conseguenze. E quindi mi prendo le conseguenze e le responsabilità di mettere nei preferiti un prodotto omaggiato da Veralab, che è olio denso, olio in gel naturale e nutriente, che è questo. Non voglio dare altri utilizzi a questo prodotto perché io lo trovo molto più che soddisfacente come struccante. Facilissimo da utilizzare, facilissimo da utilizzare anche come detergenza, perché lo utilizzo un pizzico perché ne basta veramente poco, come detergenza al mattino. Lo trovo un prodotto veramente fantastico. Mi piace da impazzire, sul serio. Trovo pratica la confezione, pratico l'utilizzo. È 75 ml, è venuto con me in ben due viaggi, quindi sale tranquillamente, vabbè, essendo 75 ml, sale serenamente a bordo. Allora, non so bene quando lo condividerò, se lo condividerò prima o dopo questo video. Se ancora non l'hai visto, sappi che arriverà, se non dopo domani, ma settimana prossima, andrà online un video che è una mega review dei prodotti Estetista Cinica. Sono conosciuti come Estetista Cinica, in realtà vengono distribuiti da Veralab. Ho un paio di cose da dire su questi prodotti, perché io con due o tre in particolare mi sono trovata una meraviglia. Su altri ovviamente ci sono dei pro e dei contro a mio parere, però obiettivamente sono degli ottimi prodotti e io devo mettere per forza, perché lo sto adorando, l'olio denso tra i prodotti preferiti. Se vuoi sapere la luce liquida, aspetta quel video. Là c'è la luce liquida, che l'ho utilizzata per un mese. Programma preferito real time del mese di settembre. Ce la posso fare. Malati di risparmio. Ma sostanzialmente, sta gente, ma che problemi ha? Cioè, questi fanno nottate a tagliare volantini, coupon, cose, scaricarsi da internet. Si fanno un calcolo allucinante. Arrivano alla cassa, hanno scontrini tipo da $800. Il suo conto è zero. L'altra volta una, il suo conto era tipo meno 30 e gli hanno fatto un coupon per la prossima spesa. Niente, la festa grande. Lei si sentiva, mi sono stata troppo brava. Cioè, obiettivamente, non è che fanno una vera e propria spesa. Allora, a me sinceramente sfugge completamente il senso comprare 800 bibite aromatizzate per tenerle in un garage. Ah, io ho comprato 30 spazzolini. Io pensavo che questa gente facesse queste cose, tutto comprando scatolame, queste cose qui, i maccheroni al formaggio in scatola, pensavo che li portasse in beneficenza. No, 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 ce lo fa uno su 10 portando in beneficenza, tutti gli altri se li tengono belli in casa e poi ti fanno vedere, guarda, qua ci sono i miei 300 fustini di detersivo, ma li utilizzerai mai? Io ho risparmiato un sacco comprando questi. Sì, vabbè, ma li utilizzerei mai tutti questi così di detersivo? I coupon! Sì, vabbè, ho capito, i coupon. Perfetto. Ma tutto questo detersivo lo userai mai? Guarda, qua c'è pure l'ammorbidente. Brava! Non la capisco questa cosa dei malati di risparmio. Credo che la gente sia molto annoiata. Guarda, ognuno gestisce il proprio tempo nel modo più che aggrada. Ma i coupon! Brava, brava. L'ultima cosa che ti mostro in questo video dei preferiti di settembre è un preferito, ed è un preferito per due motivi, ed è lei, la mia borsa, che non so neanche come si chiama, borsa di Furla, ma io sono sicura che qualcuno sa meglio di me qual è il nome del modello e lo scriverà tra i commenti. È la borsa, questa è media, no, lo so come si chiama, però non me lo ricordo. No, però è una bella borsa Furla. Allora, è preferita per due motivi. Il primo motivo è che è bella ed è comoda, mi piace, è altra cosa. Mi trovo bene e poi sta bene con tutto, sta bene con un look sbarazzino, un look un po' più impegnato, mi piace. Poi dentro c'entra un sacco di cose, guarda, intanto c'entra il mio portafoglio, che è quanto dire il mio portafoglio è grande quanto la borsa stessa, e poi c'entrano tipo cose, perché infatti adesso io ci rimetto questi due dentro, poi gli metto il telefonino, c'è un sacco di cose. Secondo poi praticamente è preferita perché l'ho presa con lo sconto del 50 e quindi già per sé questa è un'ottima cosa. Lo sconto del 50 ci piace. E poi il sole non è sole, veramente oggi brutta figura stiamo facendo. Sole, fai una cosa, rimani così per altri 3 minuti, il tempo che finiscono, eh? E invece io mi sono comprata una borsa e sono contenta che ho una bella borsa, mi piace e sta bene con tutto. Il nero e oro mi piace e poi è carino, no? Sì, dai, è carino, è carino. Comunque la uso sempre. E questo è
guardare il mio video dei preferiti di settembre. Probabilmente non appena io schiaccio stop il sole viene fuori a pietra, quindi è ovvio proprio. È stato bellissimo passare con te questo tempo. Grazie di aver visto il video fino a questo punto. Ci vediamo dopodomani con un nuovo video. No, non ho parlato di Carla. Carla non mi ha dato molta soddisfazione. Vuoi venire a fare due capriole in questo tappeto mentre c'è il treppiedi sul tappeto? No, non cane, no.